Benvenuti cari fratelli e sorelle a questo momento di ascolto della parola del Signore, in questo commento al Vangelo di questo giorno, mercoledì della seconda settimana di questo tempo o di Advento, scusate. Il tempo di Advento è il tempo dell'attesa, il tempo della preparazione per l'incontro con il mistero dell'incarnazione. Allora, il Vangelo di oggi è tratto da Matteo, capitolo 11, versetti dal 28 al 30. Parleremo oggi su Gesù Signore dal giogo leggero. Chiediamo al Signore allora che ci aiuti a ascoltare. Vi ricordo che vi dovete iscrivere, se ancora non l'avete fatto, iscrivete a questo canale di evangelizzazione e attiva le notifiche, ok? Bene, ascoltiamo questa parola con umiltà, è un dono, sappiamo. Parlerà anche il Vangelo oggi di questa umiltà che Cristo ci mostra, ci rivela. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Allora, è molto breve il Vangelo, quindi è una parola che è un invito. Un invito, dice infatti, venite a me. È molto importante questo per il contesto nel quale si realizza questo Vangelo, il Vangelo di oggi. Allora, il Signore prima ha reso lode a Dio perché il Signore ha rivelato questi misteri ai piccoli e non ai sapienti, e allora fa questo invito, venite a me, venite a seguire me. Venite alle nozze, un invito alle nozze dell'agnello, è un invito anche a entrare nel regno promesso, nel regno di Dio. È un invito anche per tutti, senza escludere nessuno. Venite a me voi tutti. Ma siete in una condizione concreta. Questa condizione qual è? Stanchi e oppressi. A che si deve questa stanchezza e questa oppressione? È l'oppressione della legge. Perché? Perché la legge era diventata un strumento per schiavizzare le persone. Diventa pesante la legge. Pensate che già compiere la legge era pesante. Pensate alla disobbedienza alla legge ancora di più. Quindi stanchi e oppressi. E io vi darò ristoro. Questo è interessante, questa parola, perché il ristoro ci fa pensare solo magari a mangiare, a bere, a avere una sicurezza, che ne so, ma qui è veramente parlare di un vero riposo. Perché? Perché la legge che fa diventare l'uomo schiavo, cioè uno che non dorme, non si riposa, perché deve stare sempre così, in vigilanza. E quindi non, la vita sua non le appartiene a qualcun altro, quindi sta sempre così, no? La schiavitù. E questa è la schiavitù del peccato, no? Che non ti permette di riposarti. Ecco il riposo che ci dona il Signore. Venite a me tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro, cioè vi farò entrare nella terra promessa, vi farò riposare, vi farò entrare nel vero sabato, nella diciamo nel compimento, nel termine della creazione, che è veramente il giorno del riposo, il giorno in cui Dio si riposa, il riposo di Dio, il riposo dell'anima. Vi darò questa pace che anela il vostro cuore. Che oggi ci troviamo in una situazione nella quale non troviamo pace, allora il Vangelo è ottimo per noi, è preciso, e dice. Fa un invito, un altro invito, prendete il mio giogo. Sappiamo bene che il giogo serve
perché gli animali usino meglio la sua forza, diciamo così, no? E il gioco serve a quello. E allora, però qui il signore sta parlando di un altro gioco, un gioco pesante, un gioco appunto di cui abbiamo parlato prima, del gioco della legge, un gioco che sì, era stato fatto per la vita, invece è diventato un strumento di morte, di schiavitù, di stanchezza e oppressione. Ecco, e allora il signore ci offre non più la legge, che appunto è un gioco che schiavizza, se non ci offre il suo gioco. E qual è il suo gioco? Qual è il gioco di Cristo? Sappiamo bene, è l'amore del Padre, è la libertà che ci dona il Padre per conoscere il suo amore. Perciò questo gioco non è più pesante, è un gioco che fa presente questa dolcezza di Dio che ci ha amato tantissimo, che ha dato la sua vita in Cristo per noi. Questa è la dolcezza di questo gioco. E appunto questo gioco ci permette anche, come il gioco che usano gli animali, di usare bene la nostra vita, di avere chiare le cose. Non è un gioco che ci opprime, che ci stanca, no. È un gioco che ci dà pace, perché conoscere la nostra croce è veramente entrare nella pace, nella consapevolezza dell'amore di Dio. Tante volte le persone, quando non accettano la croce, vivono come schiavi, vivono una sofferenza perenne. E allora è questo il senso del Vangelo di oggi. E ci invita anche a avere Cristo come modello. Imparate da me, dice lui, che sono mite e umile di cuore. Che cosa è questa mitezza? La mitezza è la qualità del Signore, il cui potere è servire e perdonare. Pensate cosa è la mitezza. È uno che serve e perdona. Cristo, essendo figlio, si è fatto servo, schiavo per noi, per amore a noi. Questa è la sua mitezza. È umile di cuore, dice il Vangelo. Che cosa significa questa umiltà di cuore? È appunto quello che ha fatto lui, che ha fatto questa kenosi, rinunciando a questa condizione, alla condizione di Dio. Si è fatto uomo, per amore a noi. Si è fatto piccolo, si è fatto umile, si è fatto servo, si è fatto l'ultimo. Cosa che per noi è così difficile. Facciamo fatica a entrare in questa realtà. È faticoso, senz'altro. E allora il mio gioco, infatti, è dolce perché perdona, perché ci mostra il vero amore. La croce è la immagine dell'amore di Dio nei nostri confronti, e il mio peso è leggero, cioè questo peso non è un fardello pesante da portare, ma è un paio di ali, dicono i padri della Chiesa, un paio di ali che ci portano. Questa è la croce. Un paio di ali che ci portano dovunque, soprattutto pensando all'evangelizzazione, pensando alla volontà del Padre, pensando alla volontà di Dio. E questo è il frutto, diciamo così, di metterci sopra di noi il gioco di Cristo, di caricare questo gioco, che non è un carico, è leggero, è un carico che scarica, diciamo così, e rende leggeri la croce di Cristo. Allora, abbracciamo questa croce, abbracciamo questo gioco di Cristo che è l'amore per noi. Tante volte la croce è un orrore, invece quando viene illuminata dalla croce di Cristo, dalla vita di Cristo, del mistero pasquale di Cristo, diventa proprio un carico leggero, una scarica. Veramente entrare nella verità della nostra vita e trovare la pace, trovare il ristoro. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, cari fratelli, vi invito, come tutti i giorni, a non dimenticare di lasciarci un mi piace, di iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche, così piace, iscriviti e attiva la campanella per le notifiche. Ecco. E anche condivide questo video con più persone, copia il link e incollalo nel tuo social, in WhatsApp, eccetera. E poi lascia le tue preghiere qui sotto nella zona dei commenti. Le tue preghiere sono molto importanti, così preghiamo gli uni per gli altri. Un abbraccio a tutti, ci vediamo domani, a Dio piacendo. Pregate per me, che io lo faccio per voi.
vi ricordo il santo di oggi. Oggi, 13 dicembre, Santa Lucia, Vergine e Martire, prega per noi e per le nostre famiglie.